abbia bisogno più di che di parlare di persone, abbia bisogno di parlare di cosa si deve e si può fare, perché si tende in questo momento, cioè non possiamo, nessuno di noi sopporta più di vedere la città in queste condizioni. Io spero di sentire da qui a breve, visto che adesso le elezioni sono state posticipate, qualcosa di più che si discuta, più su che cosa si debba fare o se non chi debba fare, che cosa è buono non si sa, secondo me è questa la cosa più importante. Quindi lei non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco qualora ci fosse? Io non escludo la possibilità di candidarmi a sindaco personalmente, come la escludo per ognuno, perché ti dico, penso che non è importante che ci sia Riccardo Ritorto, ci sia Antonio Gomes, ci sia Antonio Cutugno a fare il sindaco, ci vuole un progetto credibile, anche perché si hanno bisogno di inversione di tendenza, perché ci si può dire la qualunque, si può parlare di Locri, si può parlare di Roccella, si può parlare di Placani, di qualunque, ma se Siderno non riparte è inutile, questa zona non ripartirà. Sono d'accordo con lui sul fatto della condivisione, in questo momento bisogna condividere tanto e molto. Chiaramente io mi sono candidato per fare il sindaco, ci tenterò. Ma nella denegata ipotesi che noi dovessimo fare l'opposizione, sarà senz'altro un'opposizione positiva, perché noi saremo vicino alla maggioranza, ma per un semplice motivo: questo non è il momento di litigare, questo è il momento in cui ci dobbiamo unire tutti per rialzare e far rialzare questo comune. Effettivamente era, anche e soprattutto dal punto di vista economico, il paese più importante della fascia ionica. Parlando anche pochi giorni fa con un ingegnere, che mi dicevano che il valore delle case è diminuito, ad esempio, e questo è sintomatico di un paese che non sta andando bene anche da questo punto di vista. Sì, mi candido da sindaco, ma soprattutto ho cercato, penso di esserci riuscito al momento, di fare delle liste veramente lontano da ogni dubbio e perplessità che si possono avere in riferimento alla moralità dei candidati. È necessario non dare più nessun motivo a chi ci osserva, nessuno spunto per dire ancora una volta Siderno sarà commissariato. Noi non ci stiamo, noi siamo contrari, noi diciamo vogliamo fare ognuno una lista unica, poi possiamo anche dire sì, facciamo una lista unica invece di farne due, tre a testa, che ne ha tre e quant'altro. È anche giusto rispettare chi ha voglia di mettersi in gioco e quindi di schierarsi, di scendere in campo. Però dobbiamo fare veramente il massimo e stavolta tocca a noi. Come Riccardo siamo qui dopo lunghi anni, io dopo 10 anni di inattività, Riccardo qualcosa in meno. Ritengo che comune per qualche sì, dopo un percorso, dopo esperienze bellissime trascorse insieme gomito a gomito, io direi che forse non sono maturi i tempi, perché non basta oggi essere persone limpide per bene, bisogna anche apparire persone per bene, e chi ha la responsabilità e chi ha avuto la responsabilità di amministrare, soprattutto considerando quello che è successo negli ultimi 10 anni a Siderno, deve assumersi una responsabilità maggiore, è quello del senso di responsabilità che bisogna avere. Io, per quanto riguarda la mia posizione personale, ritengo che ad oggi i tempi per un impegno diretto non siano ancora maturi. Io lavorerò in ogni modo affinché questo possa avvenire in un futuro, e come lo auguro a me, lo auguro a tantissime persone che oggi si ritraggono dall'impegno politico. Io una considerazione vorrei farla rispetto a chi oggi si impegna, qui abbiamo un candidato a sindaco ufficializzato, io veramente vorrei apprezzare e stimare le persone che oggi intendono coraggiosamente impegnarsi, perché sappiamo tutti quali sono i rischi. In un momento storico particolare della nostra comunità, con delle leggi che secondo me sono assolutamente obsolete e all'epoca tracciate su onde dell'entusiasmo che secondo me ad oggi non sono più attuabili, anche perché voglio ricordare un dato: la legge sullo scioglimento, cioè l'ex articolo 43,
c'era ancora la lira, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa. Quindi forse sarebbe ora di rivedere quella legge, anche perché non si combatte la criminalità danneggiando una comunità, martoriando una comunità, perché credo che comunque chi oggi abbia la maturità e la volontà di spendersi per il proprio territorio non lo faccia assolutamente per servire nessuno se non la comunità. Noi quando siamo arrivati, prima abbiamo parlato del dissesto, quando siamo arrivati noi abbiamo trovato altre due situazioni finanziarie delicate. Una, il riaccertamento straordinario dei residui, perché oltre a ripianare il dissesto, ora sono fatti un po' tecnici, spiego molto semplicemente, la commissione straordinaria che ha amministrato il comune negli anni precedenti aveva praticamente approvato il consuntivo 2014 senza il conseguente riaccertamento straordinario dei residui, che vuol dire che bisogna fare una ricognizione dei crediti e dei debiti, della posizione giuridica, delle varie posizioni attive e passive dell'ente, vedere, da lì è venuta fuori una mancanza di altri 6.500 euro che noi abbiamo ripianato, 6.500.000 che noi abbiamo ripianato. L'altra problematica che è sorta non è un contenzioso con i commissari, attenzione, nessuno ce l'ha con i commissari, guardate, adesso dico una cosa e la penso veramente, penso che mi possiate credere, guardate che le istituzioni si rispettano sempre e comunque, il contenzioso non è con i commissari, noi non abbiamo un contenzioso con i commissari, certo, sì. Succede una cosa molto semplice, come ho detto anche noi abbiamo utilizzato le iniezioni di liquidità. I commissari nel 2013 chiedono l'accesso a un fondo di liquidità, il DL35, e dicono guardate ci sono circa 15 milioni di euro di debiti, se ce li mandate noi con questi chiudiamo la cosa e non si fa il dissesto. Il Ministero ne manda una prima tranche, arrivano questi soldi vengono utilizzati per pagare alcune ditte, le altre poi sono state pagate al 50%. Vengono utilizzate per pagare queste ditte, dopodiché si dichiara lo stesso il dissesto. E i 5 milioni? Secondo quella che era la delibera, l'organismo straordinario di liquidazione avrebbe dovuto restituirli al comune che doveva dargli i soldi per la restituzione. Noi riteniamo che i 5 milioni non siano stati utilizzati nel modo più conforme possibile e abbiamo semplicemente richiesto un accertamento su questo punto.